ragazze, ciao ragazzi e benvenuti nella mia cucina, nel mio canale di cucina sana e leggera. Mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale. Oggi vi faccio vedere gli spaghetti di soia. È una ricetta che mi avete chiesto in tantissimi. Ci sono vari modi per farli e adesso ve ne farò vedere uno, poi magari voi nei commenti mi dite come li fate voi, magari in futuro vi farò vedere anche qualche altra ricetta. Eccoli qua, gli spaghetti di soia. Questi qua che uso io ovviamente sono bio e l'acqua già bolle qua dietro di me. Io ho tanta fame perché dobbiamo pranzare. Questa è una ricetta che potete fare sia a pranzo che a cena, perché gli spaghetti di soia sono un tipo di pasta, insomma, chiamiamola così, pasta, che non hanno praticamente grassi, sono senza grassi e hanno anche un basso contenuto di carboidrati e sono molto molto buoni. Sono un'alternativa sana e leggera alla pasta. Sapete che a me piace variare, infatti anche qua sul canale faccio vedere tante ricettine, pasta, riso e vari cereali, quindi noodles, ho fatto vedere tante cose anche più particolari, appunto per variare la nostra alimentazione, mangiare un po' di tutto e quindi non stufarci a mangiare sempre le stesse cose. Ecco qua, allora, qua è già tutto pronto, infatti. Questi sono appunto gli spaghetti di soia, comunque li trovate anche al supermercato, negli ipermercati, nei negozi asiatici, quindi un po' dappertutto sono questi appunto. Adesso io ho preparato qua delle verdurine, in pratica quelle che ho al momento, quelle uso e c'è il vapore perché l'acqua qua sta bollendo, magari diminuiamo, ho già abbassato la fiamma, ok? Qua ho messo zucchine e carote, di solito le metto sempre, a volte metto anche le melanzane, oggi non le avevo, quindi oggi ho messo zucchine, carote, cipolla, poi ho messo un po' di cavolo, cavolo verza, un po' di broccoletto, insomma varie verdurine. E appunto le faccio andare tutte assieme con un po' di cipolla senza soffriggere troppo, un filo d'olio alla fine, già sapete, e metto anche un po' di piselli appunto per rendere il piatto più proteico, perché ovviamente se no mangiamo praticamente solo le verdure, quindi per renderlo più proteico i piselli che ho cotto qua a parte con un po' d'acqua e un po' di cipolla e tra poco metterò l'olio, quindi molto molto leggero. Le ho fatte a parte perché il piselli era una cottura maggiore delle verdure, però comunque le ho fatte a parte, vi dico la verità, perché ne ho preparate un po' in più perché le conservo anche per domani, perché sapete che io amo molto mangiare legumi perché appunto non mangiando molta carne e appunto non mangio praticamente carne rossa, eccetera, e allora devo comunque compensare, quindi compenso con le proteine vegetali. Vado a utilizzare il tofu e appunto questo è tofu naturale che noi abbiamo comprato al supermercato, vi ho fatto anche il video di questa marca Cereal Bio che appunto è di agricoltura biologica e il tofu è un ingrediente molto molto buono appunto per i vegani ma anche perché comunque vuole variare la propria alimentazione perché ricco di proteine e a basso contenuto di grassi, quindi farò vedere questa ricetta proprio asiatica. Molto molto buona la salsa di soia e a basso contenuto di sale. Una delle mie preferite è questa qua, di questa marca qua che è bio, la adoro troppo. Infatti, compro sempre questi bottiglioni enormi. I piselli ho utilizzato questi qua bio del Carrefour, di cui ho fatto il video. Li trovate anche all'Auchan, un po' in tutti i supermercati. Utilizzerò anche un po' di pepe di Cayenna, che è un pepe molto molto buono, mi piace tantissimo. Sapete che io pepe e peperoncino ne vado matta, però lo aggiungo alla fine perché mia sorella dice sempre che faccio tutto troppo pepato, quindi per non sentirla nelle orecchie lo aggiungo alla fine. Qua c'è un po' di dado vegetale bio, proprio se volete arricchire ne mettete un po', ma comunque non serve nemmeno. Vi consiglio di mantenervi bassi col sale perché dopo metteremo la salsa di soia. Quindi ragazzi, andiamo a buttare i vermicelli di soia, no? A buttare ogni volta a buttare, sembra che li dobbiamo buttare dalla finestra, no? Andiamoli a calare nell'acqua. Questi già sono porzionati, vedete? Praticamente io metto uno di questo a persona e devono cuocere pochissimo, tipo 2 minuti, perché sennò si fanno molli, quindi veramente io li abbasso e li alzo, si può dire, e non metto il sale, appunto perché dopo metterò la salsa di soia. Taglio il tofu a pezzettini.
verso qui dentro, faccio insaporire assieme alle verdurine. I piselli anche sono cotti. Ripeto che potete fare anche tutto assieme, semplicemente mettendo prima i piselli e poi dopo le verdure. Metto un po' di sesamo, sesamo va sempre bene in queste cose orientali, poi con la salsa di soia e fa tanto tanto bene. Sapete che i semi e semini sono davvero preziosi. Il tofu non deve cuocere tanto, quindi già è pronto. Faccio cuocere appena appena un po', perché già sono cotti, se no vengono molli. E poi ci metto la mia salsa di soia abbondante, perché mi piace tanto tanto tanto. Se non vi piace la salsa di soia potete anche non metterla, potete anche mettere ad esempio un altro filo d'olio a crudo, insomma quello che poi volete voi. Un poco ci vuole perché dà sapore. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. Ragazzi, avete visto quante ne sono riuscite? Tantissime, veramente una pentolona grande. Considerate che questa è una porzione per due persone, perché ho buttato 50 grammi di spaghetti di soia a persona, quindi sono 100 grammi di spaghetti di soia, sono diventati enormi. Infatti questa è una ricetta che diciamo è anche molto dietetica dal punto di vista proprio di calorie, a basso contenuto calorico, perché comunque considerate che 50 grammi di questi sono un piattone esagerato, quindi vi mangiate, vista mangiando 50 grammi di spaghetti di soia, però vi gonfiate come se ne aveste mangiati 200. Quindi io prendo sti piattoni perché veramente le quantità sono abnormi. Ecco qua, guardate che magnificenza. Il piatto è finito, metto solo un tocco di sesamo alla fine perché lo adoro troppo e veramente secondo me ci vuole, e poi un po' di salsa di soia, la aggiungete se ne volete anche. Eccoci qua, siamo pronte per mangiare. Adesso facciamo vedere anche l'assaggio, spesso mi dimentico, però vi giuro mangio sempre tutto e che sto affamata, tutto quindi si mangia, prendiamo. Voglio spegnere e voglio mangiare, assaggiamo. Questi si mangiano con le bacchette, vero Nancy? Io però non so se ci riesco, ci metto una vita se le mangio con le bacchette. Buonissime, mamma mia. Mettiamoci un altro po' di salsa di soia. Sì, sembra buona. Nancy fa un boccone con le bacchette e poi le pose e prende la forchetta. Già lo so. Automatico. Buonissimo ragazzi, a me piace tantissimo fatto così, col tofu, è super buono e leggero. Poi ovviamente potete anche mettere a posto del tofu, tipo ci mettete i gamberetti oppure il pollo se non siete vegani. Guardate il video dei noodles che feci, perché là io pure feci un'altra versione che potete mettere anche gli spaghetti di soia. Com'è? Buono, neanche un boccone riesco. Prendo la pacchetta. È unica. Vabbè, noi mangiamo. Ciao ragazzi, un bacione, mettete like, ciao. Ciao. Nancy, ma quando sa se soia? Poi sì, ragazzi. Scendi mettere sale, vado di salsa. Brava, di così è meglio, è più salutare. Però certo, se metti tutta bottiglia non è più salutare, però vabbè. Vai, abbonda.